Ciao a tutti, sempre io Davide di Audio Costruzioni. Eccoci arrivati alla seconda parte del video vendita del mese di marzo 2015. Allora, andiamo avanti, della roba ne ho tanta, chi ha visto la prima parte sa che della roba ne ho già fatta vedere molta, comunque ne ho altrettanta, andiamo pure avanti. Facelinear 400 e 4000 sono un pre-finale con tanta corrente. Qua in V-meter c'è una lucina che va avanti e indietro, molto molto carini, un bel prefono. Mi pare che siamo appena sopra ai 500 euro. Yamaha, il CA410 è diciamo il piccolino della Yamaha di questa serie, mi pare che abbia 20 o 30 watt, comunque molto molto carino, sempre l'entrata fono, i suoi due V-meter che quando ero piccolo che andavo a casa di un mio amico diventavo matto per queste cose qua. Siamo a 250 euro mi pare, ecco, comunque i siti di, i prezzi e le caratteristiche le trovate tutti sul sito nella sezione usato in alto a destra. Ultimo CD dell'Advance Acoustic, il CD3, bel CD, si prende dentro il suo CD in automatico, 24192, molto molto accattivante come, sia come estetica, un buon suono, mi pare che di listino sia a 500 euro, ma Advance Acoustic si fa una buona scontistica, siamo attorno ai 350 euro. Denon. Qui è il PMA il 715R col telecomando, molto, macchina molto molto bellina, se non vado errato un 60-70 watt, 180 euro, è difficile trovare macchine che suonano diciamo così bene col telecomando, con queste funzioni qua, a questo prezzo. Sotto andiamo con un vero vintage, abbiamo un Macintosh, un tuner mono, a valvole, completamente a valvole, a 110 volt, mi pare che siamo sotto ai dei 500 euro se non vado errato. Mi sposto un po' qua. Questo è un giradischi, un Taurus 124, che però adesso ancora devo decidere se tenerlo nella mia collezione personale oppure venderlo, perché mi piace molto. Andiamo avanti, Sony della serie ES, l'F444, un bel integratore della serie bella, col suo imballo che è rarissimo, mi pare che siamo attorno ai 250 euro, se non vado errato. AMC, ampli, 40 watt, entrata fono e il suo CD, tutti e due molto carini, mi pare che siamo attorno ai 150 euro al pezzo, da tenere in considerazione. Yamaha, il CDX, scusate, il 660, anche questo molto bellino perché ha la regolazione di volume da telecomando, che ce ne sono pochi, perciò chi ha magari finali integrati a valvole senza il telecomando può diventare molto comodo, 180 euro. E sotto un Luxman, l'LV100, macchinettina molto molto interessante, appena sopra i 120 euro mi pare, qualcosa del genere. Beats, me ne sono rimaste alcune del modello vecchio, le studio, perciò quelle che costavano 300 euro siamo attorno ai 210 euro nuove. Una cosa che è tornata fuori molto molto interessante è la Belkin. Questa qua è una multipresa filtrata con tutta in alluminio, molto molto bella, a sei posti, abbiamo un interruttore generale, è una cosa molto molto interessante, prima costava di più, adesso ho trovato un altro fornitore, siamo a 130 euro, la consiglio veramente molto. I tavolini Dem Audio, molto molto interessanti, trovate tutta la cosa sul sito. Monitor audio, anche queste sono nuove, sono la serie Radius 90, belline, molto molto scontate, anche se non ricordo il prezzo. Ecco qua nei diffusori, qua c'è da perderci due ore, comunque va bene. Monitor audio GX10, diffusori due vie, erano quelle, diciamo, la serie quasi top, ecco.
bei diffusori che suonano molto molto bene, questi qua sono perfetti nel rilaccato con l'imballo e tutto quanto, mi pare che siamo attorno ai 700 euro, qualcosa del genere, ma direi di prendere in considerazione perché oltre ad essere tenute veramente molto bene, sono anche ben ben suonanti. Aaron Canton, guardate, sono carinissime, con il Twitter a nastro, trovate la scheda sicuramente, siamo attorno ai 600 euro che di listino costavano oltre 1.600. Poi andiamo avanti, ecco qua, Canton, adesso vi dico il modello, Phonum 50, diffusori 3 vie, molto carini. Il cliente le ha fatte laccare di satinato bianco, molto molto belle, perché stavano bene col suo arredamento, spero anche nel vostro. Siamo attorno ai 200 euro, li valgono tutti. Ecco, questa è una meraviglia. Questo sub qua è un Sunfire amplificato. C'ha questo affare qua che ma sembra un pezzo di metallo da granché pesante. Togli la presa. Sposto la presa, mettiamo qua per terra, 1250 watt con il suo microfonino per l'equalizzazione, una bomba, per me va benissimo, è un sub che quasi non si sente, ma tanta tanta roba, di listino mi pare costasse 2500 euro, l'ho messo fuori a 950 euro, consigliatissimo. Poi Indiana Line, le Tesi 560, queste sono nuove, è un cavallo di battaglia, ne vendo tante perché veramente a questo prezzo, con queste prestazioni, parliamo di 470 euro scontate, direi che c'è veramente poco in giro. Torniamo qua su, faccio tribolare la Lara, comunque va bene. Le solide sono della VEV, sono diffusori che si possono mettere in tante posizioni, suonano più che bene, siamo attorno ai 200 euro e sono belle perché noi le possiamo attaccare al muro e abbiamo uno snodo dietro che vanno in tutte le posizioni. Monitor audio, la serie VR, quelle piccoline di qualche tempo fa, 130 euro, consigliatissime. Prova C, le tablette 50. Queste sono un classico, suonano veramente molto bene, siamo attorno ai 650 euro. Sposto. Ecco, queste Morton Shore qua sono carine, sono diffusori a torre che costano veramente poco, vedete come gli altoparlanti sono validi, mi pare che siamo attorno ai 250 euro, 270 euro, ma se uno vuole un bel diffusore finito bene, con un bel cabinet, un suono molto molto diciamo ascoltabile, ecco, delicato, ve lo consiglio molto. Poi torniamo giù, scusa Lara, ti faccio tribolare. JBL Studio Monitor 4412, la serie 4412 sono diciamo di quella serie lì, delle monitor con il woofer da 30, le diciamo più performanti, proprio sono da studio, vedete che quali ho in verticale, però vanno anche messi in orizzontale perché in studio lo usavano così, le ho in controvendita da un amico, siamo attorno ai 950 euro, vi assicuro che suonano benissimo. Altro cavallo di battaglia, Indiana Line, Tesi 260, 250 euro nuove, anche queste, come ho detto dell'altro, una meraviglia. Questo ve lo voglio parlare dopo della serie Mission nuova, che è un'altra cosa, ma invece vi voglio parlare di queste casse qua. Queste sono le Adam, sono praticamente le antagoniste delle Yamaha NS10 Monitor, diffusore da studio col twitterino a nastro. Allora, se le ascoltate da 2 metri, 1,5 metri, 2, cioè suonano che è una meraviglia, cioè suonano benissimo. Mi pare che siano fuori a 300-350 euro, comunque sul sito troviamo il prezzo, ma ne valgono ma tante tante di più, a patto che siate abbastanza vicini al punto d'ascolto. Se vi allontanate 3-4 metri si perde tutta la magia e
questo, queste casse qua. Infinity, vedete, titolino col pollicelle, woofer bellino con la sospensione in spugna, molto belle, non costano molto, mi pare 270 euro se non vado errato. Poi tutta la nuova serie della Mission, sono diffusori, ci sono questi che sono i piccolini, questi che sono i medi, poi ci sono quelli anche un po' più grandini, trovate i prezzi sul sito scontati, mi pare che questi costano 150 euro, hanno anche dentro alla confezione l'attacco, se vogliamo fare il surround, ma sono diffusori dal rapporto qualità-prezzo veramente molto molto alto. Bene, adesso vi faccio vedere anche lì. Qua abbiamo Sony della serie S, anche qua, il 55 che dovrebbe essere il 100-120 watt a due canali, e il pre, il 1000 ESD, che era un pre della Madonna, c'era il 1000 e il 2000, con l'equalizzatore parametrico grafico, è un 5 canali ma va bene anche a 2, allora era una meraviglia. Comunque penso di, adesso devo ancora fare il prezzo, devo andare a vedere la scheda, saremo attorno ai 500 euro la copiata circa. Marantz 2226B, Sinto Ampli, anche questo quando lo accendete una meraviglia, guardate la rotellona, questi bei pomelli tutti lucidi, una cosa bellissima, mi pare che siamo a 250-300 euro se non vado errato. NAD, questo qua è un 3100, è un 30 watt che suona bene e non costa molto, siamo attorno ai 200 euro, come ho spiegato anche prima, NAD lavora bene, molto lineare, macchine che piacciono a tutti. Luxman, questo è leggermente più colorato rispetto al NAD, però è tenuto veramente molto ma molto bene. L'L435, questo della corrente ne ha un po' di più, saremo attorno a 80-90 watt, anche questo è entrata a fono. Bello bello, siamo appena sopra ai 400 euro. Adesso andiamo di là. Ecco, qua c'è alcune cose, diciamo, forse di meno pregio, meno costose, però non per questo meno interessanti. Questo è bellissimo, è un equalizzatore della Technics, l'SH8046, vedete, a touch, chiamiamolo così, no? Molto molto bellino, con un analizzatore di spettro, mi pare che siamo attorno ai 170 euro, però questo ve lo consiglio perché è molto carino. Un bel Tanner della Sansui, carinissimo, 217, saremo attorno ai poco sopra i 100 euro. Un Marantz DVD, sì, fa DVD, CD, roba da poco, però se per caso avete bisogno con tutto il comando, mi pare che siamo 80-90 euro. Un altro equalizzatore della Pioneer, bellino, l'SG300, 40 euro. Pioneer, questo è un ampli un po' particolare, vedete, con gli switch, cioè diciamo, i potenziometri a cursore, anche il volume è sempre a cursore, non è costruito male, non va male, tenuto bene, siamo attorno sotto i 100 euro. Piastra Kai, un DBX, se per caso vi va di fare un po' di riduzione del suono, del rumore, scusate. Bass tuner digitale, mi pare siamo attorno ai 40-50 euro. Un altro tuner della Sansui, il T7, attorno a un'ottantina di euro. Bellino questo Rotel qua, l'RA413 con i V-meter, non costa molto ma ha una luce che non va, delle due. Poi andiamo qua, RCF, brutto ma buono, perché questo è un integrato che mi pare a 70-80 euro riesco a dare via, però suonava molto bene. Telefunken, anche questo non costa molto, però a 3000 entrate, classico tedesco, diciamo, come costruzione.
mi pare 80 euro, un Tascam mini disc, anche questo col suo, mi pare, sì, col telecomando della Tascam, 150 euro, Sony bellino questo tuner qua, digitale, sempre sotto i 100 euro, mi pare un'ottantina di euro. Questa è una bella macchina, questo è un Thompson, era il top di gamma perché aveva anche il filtro MPX, tutto analogico, molto bellino. Siamo a, scusate, Emerson, non Thompson, siamo attorno ai 120 euro. Sony CD, macchina da spendere poco, un'ottantina di euro. Anche questo qua, un Teach, sempre un CD per uno che ha bisogno di qualcosa di normale, affidabile, attorno ai 60-70 euro, se non vado errato. Un altro bel equalizzatore della Sansui con l'analizzatore di spettro, anche questa qua è una meraviglia, 120-130 euro. Technics, l'SU 810, un bel integrato, vedete, lo chiamavano in classe A, comunque classe A per quel tempo, 150 euro, però suona bene. Un tape che però è fermato da un mio cliente, e il tuner che andrebbe abbinato a questo, questo SU 810 digitale, molto molto carino, che siamo attorno ai 40 euro. Bene, direi di aver finito anche la seconda parte, sono le 8 meno 5 di sera e adesso vado a mangiare. Un saluto da Davide di Audio Costruzioni.